Nome e cognome? Marcello Federico. Qual è il suo campo di ricerca? Mi occupo di tecnologie del linguaggio umano. Che cos'è il progetto MateCat? È una sfida sia per la ricerca che l'innovazione nel campo della traduzione. Qual è l'obiettivo del progetto? È quello di sviluppare tecnologia di traduzione assistita che sia di ausilio ai traduttori professionisti. Quali sono le funzioni più innovative che avete sviluppato? Come coordinatori del progetto, noi dell'unità di ricerca HLT di FBK, stiamo sviluppando algoritmi di traduzione automatica in grado di adattarsi al documento da tradurre e in grado di imparare dalle correzioni dei traduttori umani. Che tipo di sistema ha sviluppato il vostro gruppo di ricerca? Abbiamo contribuito a sviluppare un sistema innovativo di traduzione assistita al computer che sarà distribuito in open source e sarà quindi disponibile a tutti. Per chi è pensato il software? Il software è pensato sia per i ricercatori che per i traduttori professionisti che per le aziende che operano nel settore della traduzione. Vi invito a iscrivervi al sito web per fare un giro di prova del sistema. La maggior parte dei traduttori professionisti utilizza programmi speciali di editing di testo che vengono chiamati strumenti CAT. CAT sta per traduzione assistita dal computer. Gli strumenti CAT supportano numerosi formati di file e linguaggi. Assistono i traduttori per mezzo di una serie di strumenti, tra cui correttori ortografici, sistemi di gestione della terminologia, dizionari elettronici, memorie di traduzione e più recentemente sistemi di traduzione automatica. Partendo da una frase, le memorie di traduzione e i sistemi di traduzione automatica sono in grado di fornire suggerimenti traendo spunto da una vasta raccolta di traduzioni umane. La memoria di traduzione confronta frasi già tradotte, cercandone una molto simile alla frase da tradurre, e la restituisce con la corrispondente traduzione. Un motore di traduzione automatica, invece, elabora la traduzione della frase d'origine applicando una sequenza di regole che vengono apprese automaticamente analizzando molte traduzioni umane. Il progetto di ricerca MateCat sta mettendo a punto un nuovo strumento CAT basato su web, che possiede una innovativa tecnologia di traduzione automatica, in grado di segnalare segmenti di traduzione meno affidabili, imparare istantaneamente dall'utente correzioni e feedback e di adattarsi allo stile di documento e di scrittura. MateCat mette a disposizione dei traduttori uno strumento CAT semplice e basato su web, che integra una tecnologia di traduzione automatica superiore rispetto agli standard industriali e migliora sia la produttività che la qualità del lavoro dei traduttori. MateCat verrà rilasciato gratuitamente come software libero.